assessore, lei naturalmente è assessore della cultura di Cessalto, cosa vuole in pentola Cessalto prossimamente? Bene, a Cessalto la pentola è sempre sul fuoco e quindi l'acqua è sempre a bollore. Questo significa che stiamo lavorando molto per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo del nostro paese dal punto di vista turistico. Abbiamo appena aderito al distretto del cibo che promuove le produzioni locali di cibo, di vini eccetera, e anche attraverso queste puntiamo a far conoscere il nostro paese all'interno di un territorio che è sicuramente quello dello Pitergino Mottense, quindi molto più ampio. Vogliamo far conoscere il nostro paese da un punto di vista turistico. Noi abbiamo un gioiello che è di natura ambientale, il nostro Bosco Olmè, un'antica foresta planiziale di 24 ettari. Abbiamo un Bosco San Marco, molto più grande ma di recente costruzione. Ecco, noi i nostri boschi li dobbiamo valorizzare, e li dobbiamo valorizzare perché sono veramente dei gioielli in questo territorio. Con grandissima soddisfazione possiamo dire che in controtendenza rispetto agli anni che sono passati, il Bosco Olmè ha trovato, troverà tra poco un piccolo ampliamento, nel senso che abbiamo firmato una convenzione attraverso la collaborazione pubblico-privato è stata acquistata una porzione di terreno, circa 3 ettari, e su questi 3 ettari verrà impiantato un nuovo bosco, anche grazie alla collaborazione con Veneto Agricoltura, che fornirà le piante autoctone, quindi legate al Bosco Olmè. È veramente una grande conquista. Il nuovo bosco si chiamerà Bosco Nico. Ecco, insomma, un piccolo aiuto al surriscaldamento globale che ormai purtroppo sembra quasi inarrestabile. Assolutamente, il problema del surriscaldamento, ma il problema anche energetico che viviamo appunto tutti i giorni, cioè dobbiamo porre attenzione a questo. Ecco, da parte nostra, la nostra amministrazione è da sempre attenta al problema ambientale. Per noi, il bosco Olmè per noi è il nostro cuore pulsante, e su quello dobbiamo agire. Impiantare un bosco, costruire un bosco significa appunto porre l'accento sul tema ambientale, è la nostra priorità.